Olio e peperoncino è un classico della cucina italiana. Dati i pochi ingredienti, si pensa che sia semplice da preparare. Invece ci sono dei piccoli accorgimenti per ottenere un primo piatto davvero saporito e di veloce realizzazione. Andiamo dunque a vedere come si prepara. Come vedi, ho già messo l'acqua a bollire ed adesso ci occupiamo del condimento. Inclino la padella e verso l'olio, abbondante perché servirà per far imbiondire l'aglio che ho schiacciato con le mani leggermente. Poi peperoncino in polvere abbondante e ovviamente quello vero, perché se no cosa facciamo? Niente. Io ne metto tanto perché lo voglio bello piccante. Accendiamo il fuoco basso e appunto lasciamo che l'olio si insaporisca per bene. C'è un profumino che non ti dico. Intanto che l'olio va, voglio farti vedere questo orologio che è della marca Missuno, di cui te ne ho parlato sul mio secondo canale Irex in the Wonderland. Trovi un codice sconto del 10% che ti lascio qui di lato e nel commento in primo piano ti lascerò tutte le informazioni utili riguardante questo e altri gioielli di questa marca. E voglio farti vedere anche questo peperoncino che ho inserito appunto nell'olio che è essiccato. Appena l'olio sfrigola puoi spegnere. Togli l'aglio e ci occupiamo della pasta. Io utilizzo le bavette e non gli spaghetti perché gli spaghetti tendono a rompersi e a spezzarsi, mentre con le bavette questa cosa non succede. In più, questo tipo di pasta assorbe meglio ogni tipo di condimento. Prima di tuffarla nell'acqua, vado a versarci un filo d'olio. Questo permetterà alla pasta di non attaccarsi. Vedi che è poca perché è solo per me. È solamente una porzione. La parte più importante arriva qui. Quando la pasta si piega in questo modo, cioè dopo pochi secondi, possiamo trasferirla nella padella con l'olio perché lì ultimerà la sua cottura. Acqua di cottura della pasta, che ha all'interno un pochino di amido, e mantechiamo. Vedi come la pasta risulta bella lucida? Un secondino ed è pronta. Momento di impiattare. E profumiamo il tutto con della scorzetta di limone. Forchetta alla mano e si mangia, guarda che goduria. Buona, semplice, ma buonissima. Se la ricetta ti è piaciuta, ti ricordo di iscriverti, attivando la campanellina tutte. Inoltre condividi sui social e mi trovi anche sul mio blog giallozafferano/irexfornelli. E buon appetito!